Colpaccio, ragazzi, colpaccio. Intanto scusate la location, non sono a casa, sono in viaggio con la mia famiglia, però ovviamente ragazzi i video non possono mancare, soprattutto per queste ufficialità. Spinazzola è ormai ad un passo dal Napoli, quindi è prossimo a vestire la maglia azzurra. Per lui ragazzi un contratto biennale. Per il classe 93, ricordiamolo, quindi stiamo parlando di un giocatore che ha 31 anni, è proprio nel massimo della propria carriera e della propria maturità. Ovviamente, ragazzi, prima di sapere la mia, però vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di lasciare un bel like al video, in modo tale che così ogni volta che pubblico un nuovo contenuto vi arriva la notifica e non vi perdete il video. Allora, adesso ragazzi parliamo di quello che secondo me è il rapporto comunque qualità-prezzo, perché parliamo di un giocatore che comunque va in scadenza con la Roma. E che al 99,9% firmerà un biennale con il Napoli, ragazzi. Quindi un contratto di 2 anni per Spinazzola. Allora, parliamo di quello che secondo me è adesso il giocatore, di quello che poteva essere. Diciamo che comunque, ragazzi, parliamo di un calciatore che a me è sempre piaciuto, Spinazzola. Però sicuramente è abbastanza evidente sotto gli occhi di tutti che dopo l'infortunio dell'Europeo nel 2021 Spinazzola non è più tornato quello di una volta, diciamo che è mancato di continuità. Parliamo di un calciatore che a me piace tanto, parliamo di un calciatore che secondo me al Napoli può far bene, ragazzi. Scusate se sentite i messaggi, ma ripeto, non sono a casa. Parliamo di un calciatore che comunque sulla fascia del Napoli può fare la differenza, secondo me, perché comunque diciamo che se guardiamo l'undici titolare, no, nel complesso del Napoli, secondo me è proprio il terzino sinistro quello che va un po' a mancare. Perché comunque ricordiamoci che il Napoli su quella fascia lì c'ha Mario Rui e Olivera. Ora, non ho sinceramente guardato le notizie del Napoli. Olivera so che al 100% rimane. Forse addirittura si parlava di un Mario Rui che poteva partire. Ovviamente, ragazzi, con l'arrivo di Spinazzola, che sicuramente sarà stato anche un colpo voluto da Antonio Conte, è normale che comunque Spinazzola, secondo me, a meno di problemi fisici, perché comunque sappiamo che Spinazzola è un giocatore che si infortuna molto facilmente, è il papabile per diventare il titolare su quella fascia lì. Quindi sicuramente, ripeto, a meno che non dovesse avere degli infortuni gravi che lo terrebbero fuori dal campo per un po' di tempo, è lui il giocatore comunque indicato per giocare sulla fascia di difesa, no, a sinistra. Quindi sicuramente è un colpo importante. È un colpo che secondo me proprio da un punto di vista di qualità ti permette di fare quel salto, no? Perché comunque secondo me Mario Rui, ragazzi, tutto il bene per Mario Rui, sempre stato un professionista a 360 gradi, non si è mai lamentato di nulla, ha sempre sudato la maglia e di questo penso che i napoletani gliene sono grati e comunque riconoscenti. Però ragazzi, comunque parliamoci chiaro, è molto limitante. Stessa cosa secondo me Olivera, ragazzi, a molti del Napoli piace, a me sinceramente non fa impazzire. Secondo me, ragazzi, Spinazzola, ripeto, a meno che non dovesse avere problemi fisici, secondo me, ragazzi, è un ottimo terzino. Ora io non so perché la Roma se ne sia voluta privare. Capisco che su quella fascia è arrivato Angeligno e che molto probabilmente forse Spinazzola non accetta il fatto di essere comunque un panchinaro, perché ragazzi è normale che con i problemi fisici avuti questa stagione Angeligno si è preso il posto da titolare. Quindi ripeto, molto probabilmente Spinazzola avrà detto a Mister De Rossi: guarda mister, io il panchinaro non lo voglio fare. E ripeto ragazzi, allora secondo me Napoli è la piazza migliore per adesso, perché da una parte abbiamo una piazza che dopo l'ecstasy per un campionato vinto dopo 33 anni è passata da un momento di super gioia a un momento di incredibile tristezza per un settimo posto, ottavo posto, non mi ricordo. Scusate. Per un settimo ottavo posto che praticamente l'ha portati fuori dalle coppe. Quindi c'è sicuramente voglia di rivalsa. Una piazza che sicuramente è molto impegnativa, quella del Napoli, che ti leva tanto, ma ragazzi ti dà anche tanto. Napoli, secondo me, ragazzi, come piazza è la migliore o comunque una delle migliori in Italia. Insieme a Milano, secondo me, come tifoseria, come Milano, Roma, sono comunque, secondo me, le piazze che ti danno più calore da un punto di vista proprio di tifo. Hai sicuramente un allenatore che è in grado di valorizzare tanti calciatori, ragazzi, perché Conte, secondo me, è un allenatore che ti sa valorizzare tanti calciatori. È un allenatore che comunque sappiamo come allena. È un allenatore che punta tanto, ragazzi, sulla forma fisica, allenamenti stancanti, duri. Però, ragazzi, siamo sicuri, e questo lo sappiamo tutti, che
Ok, fallo veramente duri, ma che comunque portano a dei risultati, ragazzi. Con l'Inter lo sappiamo, comunque alla fine in 2 anni all'Inter gli ha fatto vincere lo scudetto. Alla Juve sappiamo bene quello che ha fatto, Inter mal Chelsea, cioè ragazzi lo sappiamo, è un vincente. Non tanto in campo europeo, perché secondo me in campo europeo pecca un pochino Conte, però ragazzi nel paese, comunque nel campionato in cui va a allenare, fa sempre ragazzi ottimi risultati. Quindi bisognerà capire anche, ripeto, come riuscirà ad usare, a far adattare Spinazzola. Penso che giochi con la difesa a 4, non giochi perché Conte ha sempre giocato con la difesa a 4. Ricordiamoci quando all'Inter giocava con Hakimi, no? Difesa sempre a 4. Però ripeto, Spinazzola secondo me potrebbe fare anche benissimo l'esterno sul 3-5-2. E ripeto, è un giocatore che può, ragazzi, dare tanto a questo Napoli. È un giocatore che non dovesse avere acciacchi fisici, problemi fisici, e quello che è in grado di far molto bene. A Napoli sicuramente Conte con i suoi preparatori, perché ragazzi diciamo che Conte quando arriva lo ha sempre detto, anche all'Inter si è portato i preparatori, si è portato la gente che diceva lui, quindi sicuramente ci sarà uno staff tecnico per la preparazione dei calciatori ottimo. Quindi ragazzi penso che Spinazzola, a differenza magari di una Roma dove gli acciacchi fisici per molti giocatori sono sempre 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 molto frequenti, a Napoli c'è la possibilità di prepararsi bene. E ripeto, dovesse tornare lo Spinazzola, ragazzi, di 2 o 3 anni fa, per me sarebbe fenomenale. Cioè, ragazzi, per me Spinazzola all'europeo, ma lo dico a mani basse, era tra i top 5 terzini in quel momento come forma. Era tra i top 5 terzini al mondo per me, ragazzi. Era infermabile. Poi, poverino, ha avuto quell'infortunio. Ragazzi, c'è gente che riesce a tornare anche meglio di prima. Non è il caso di Spinazzola, dispiace. Però, ragazzi, non è detto che non possa tornare lo Spinazzola di quei tempi, ma ripeto, ragazzi, io penso che al Napoli andrebbe bene anche uno Spinazzola al 50% degli europei 2021. E per me, ragazzi, è un ottimo acquisto. Bisognerà vedere semplicemente come riuscirà a tenere fisicamente i ritmi degli allenamenti di Conte e se poi appunto riuscirà a rendere in campo. Ma io, ragazzi, su questo, se fossi napoletano, starei molto tranquillo. Conte è un ottimo allenatore, un ottimo preparatore, si porta dietro degli ottimi preparatori, quindi secondo me è un ottimo colpo di mercato. Può fare la differenza su quella fascia lì. E molto probabilmente, ragazzi, con l'arrivo di Spinazzola, Mario Rui partirà. Con Spinazzola che dovrebbe essere titolare, con Olivera a fare il panchinaro. Ragazzi, fatemi sapere voi che voto date da 1 a 10 a questo acquisto per rapporto qualità-prezzo, perché alla fine non lo paghi, cioè, raga, viene a zero, gli devi semplicemente pagare il contratto. Quindi fatemi sapere che voto date da 1 a 10 a questo acquisto da parte del Napoli. Come sempre, vi ho già detto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.